È logico che quando per 20 anni fai la stessa cosa tutti i giorni, quella è la tua vita e lo è stata veramente per tutta la mia vita, perché io quest'anno farò 34 anni, quindi levati i primi anni di incoscienza, poi c'è stato praticamente solo il nuoto. E quindi sto cercando di reinventarmi anch'io. Ho avuto sicuramente questo grande onore di entrare nella commissione atleti del CIO a Tokyo. E quindi per me quello adesso è il mio lavoro, è la cosa che sicuramente mi appassiona di più perché rimango nel mio ambiente, rimango nel mio ambiente poi al livello massimo, cioè quello olimpico, e per me comunque quella è sicuramente la più grande sfida. Poi c'è sicuramente tutto il resto, qui in Italia, sicuramente grazie appunto ai miei risultati durante 20 anni di carriera. Ci sono delle richieste che vanno extra, prettamente il tema sportivo, e quindi anche lì dovrò valutare esattamente cosa mi piace fare e cosa no, anche perché, ripeto, per 20 anni ho praticamente solo nuotato, quindi non so effettivamente cosa mi piacerebbe fare di diverso. Devo dire che dal punto di vista psicologico, per un atleta che, come ho detto prima, per 20 anni ha sempre fatto quello, è sicuramente un bel cambio, è molto difficile da sostenere. Non nego che anch'io ho avuto dei momenti un po' di smarrimento, perché ma è normale che sia così, è veramente fisiologico che sia così. Non ho avuto, ecco, momenti veramente troppo difficili da sostenere. Era più legato alla malinconia di non fare più quello che. Perché comunque è anche difficile cambiare vita rispetto alla quotidianità. Cioè, io sapevo che la mia giornata iniziava dalle 7 del mattino e era scadenzata dagli allenamenti, il mangiare, la fisioterapia, il riposare. E quindi ti ritrovi il giorno dopo che dici, oddio, e domani cosa succede? Domani giorno libero, stranamente, e quindi un po' ti trovi un po' fuori da quello che è il tuo, e questo sicuramente è un po' destabilizzante. Però io sto prendendo veramente tutto con molta filosofia, cioè quello che arriverà di interessante lo farò. Ho dei progetti anche, forse mi aiuta il fatto di avere anche dei progetti personali molto importanti, e quindi sicuramente quello mi dà. Ho anche la fortuna che in questi 20 anni, ecco, mi sono creata una base molto. Sembra una banalità dirlo, però non è una banalità, mi sono creata una base solida economicamente, quindi io potrei veramente. Volessi seguire solo la mia strada personale da domani potrei tranquillamente farlo, però so che non sarei comunque completamente realizzata in quello. E quindi veramente questo impegno del CIO per me è fondamentale, cioè per me è stata veramente una cosa incredibile, quasi un sogno realizzato il fatto di fare l'ultima Olimpiade a Tokyo e durante quell'Olimpiade essere comunque eletta membro della commissione atleti. Quindi io no, di fatto sì, ho avuto lo stacco netto dallo sport, ma non ho avuto lo stacco netto dal lavoro impegnato, quindi per me quello è stato sicuramente fondamentale.